Buongiorno notizia. Pochi secondi alle 8:47, il momento adesso di accogliere e salutare il nostro ospite di oggi, l'avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell'ufficio legale del Codacons Sicilia. Buongiorno e bentrovato. Grazie e buongiorno a tutti. Avvocato, allora iniziamo con una notizia che abbiamo già trattato nel corso della nostra rassegna stampa di oggi, una notizia di strettissima attualità perché parla dell'aereo caduto. Il Codacons ha subito chiesto il blocco dei decolli del modello, il Boeing 737 Max, dagli scali italiani. Sì, infatti abbiamo inviato una diffida urgente alla ENAC per bloccare i voli in Italia con questo Boeing 737 Max sappiamo dalle recenti tragiche notizie ha colpito anche l'assessore regionale siciliano Sebastiano Tusa quindi una diffida affinché si adottino misure precauzionali urgenti, così come è avvenuto in altri paesi, in Cina, in Etiopia, per tutti i voli italiani che utilizzano questo Boeing, sostanzialmente di verificare le eventuali anomalie sul programma sul software di pilotaggio, sì. Proprio perché abbiamo chiaramente il ricordo vicino dello scorso ottobre in cui c'è stato un altro aereo dello sì. stesso tipo che appunto è caduto in Indonesia. Tra l'altro un aereo che copre anche la tratta Catania-Milano. Precisamente, no? Ci sono due compagnie, in particolare in Italia, che volano con questo tipo di aereo su Catania, facendo la tratta Catania-Malpensa, l'Air Italy, ma anche la Fly Dubai, la compagnia low cost che collega gli Emirati sì. Arabi e l'aeroporto Fontana Rossa di Catania. Quindi la diffida è proprio indirizzata ad adottare queste misure precauzionali, a bloccare i voli di questo tipo di aereo fin quando non saranno chiarite le cause della tragedia appunto che ha colpito di recente anche l'Italia. Per dovere di cronaca occorre dire che l'ENAC ha anche risposto al Codacons e ha detto che dalle verifiche condotte si conferma che il vettore italiano, quindi l'Air Italy, opera in piena osservanza delle prescrizioni operative previste dallo stesso costruttore. Sì, se restano però fermi i dubbi, insomma i sospetti riguardo a delle precise anomalie riguardo appunto questo tipo di aereo, quindi chiaramente fin quando non saranno chiarite e accertate le cause, riteniamo opportuno e doveroso per la sicurezza di tutti i passeggeri bloccare i voli, sospendere i voli di questo tipo di aereo. Seguiremo questa vicenda con molta attenzione visto che si tratta di una vicenda molto delicata. Continuiamo a parlare di trasporti, cambiamo mezzo, parliamo di autobus, 40 ragazzi fuori strada, la notizia recente, l'incidente avvenuto sulla strada statale 113 nei pressi di Castelbuono con appunto un bus con 40 ragazzi a bordo finito fuori strada. Voi avete chiesto accertamenti sulla manutenzione, sullo stato del mezzo. Sì, anche qui un incidente appunto avvenuto sulla statale 113 nei pressi di Castelbuono che ha visto un bus praticamente della SAIS Trasporti uscire fuori strada. Quindi si è rischiata anche qui un'altra tragedia sostanzialmente e quindi ci chiediamo di verificare, insomma chiediamo alle autorità competenti di verificare lo stato manutentivo dei mezzi di trasporto pubblici. Cosa che dovrebbe avvenire regolarmente. Cosa che dovrebbe avvenire chiaramente naturalmente, però spesso sappiamo che con la frequenza con cui avvengono situazioni del genere e soprattutto anche per il caso specifico in base alle dichiarazioni rilasciate sì. all'autista che ha affermato che lo sterzo si sarebbe rotto durante la marcia, quindi provocando lo sbandamento del pullman che portava con sé anche ragazzi, sostanzialmente sappiamo anche che i mezzi pubblici, ahi noi in Sicilia spesso viaggiano con appunto dei mezzi vecchi, obsoleti, spesso magari anche privi di adeguata manutenzione, quindi è il caso di accertare, di verificare lo stato manutentivo del mezzo in questione, ma soprattutto di effettuare un controllo anche a tappeto su tutti i mezzi pubblici che viaggiano sulle nostre dissestate strade. Tra poco con l'avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell'ufficio legale del Codacons Sicilia, che resta in studio con noi, parleremo anche di vitalizi all'Assemblea regionale siciliana, quindi restate all'ascolto. Buongiorno notizia.
Le 8.58 ancora in studio con l'avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell'ufficio legale del Codacons. Come anticipato, parliamo di vitalizi, vitalizi alla regione, all'Assemblea regionale siciliana, perché appunto recente la polemica che ha visto coinvolto il presidente Micciche, che ha difeso in qualche modo questi vitalizi giustificandoli, e voi avete attaccato duramente il presidente dell'ARS, leader di Forza Italia, che ha espresso la forte contrarietà al taglio dei vitalizi per i deputati siciliani, tra l'altro in una regione tra le più povere. Sì, una regione veramente l'ultima, se non quasi, diciamo, come povertà in Italia, un altissimo tasso di povertà e di indigenza, condizioni veramente pessime anche agli ospedali. Per questo, attraverso il nostro segretario nazionale Francesco D'Anasi, abbiamo da un lato quindi stigmatizzato quelle che sono state le affermazioni del presidente dell'ARS appunto siciliano Micciche, che ha difeso quindi questi vitalizi, e quindi riteniamo che sia una vergognosa ritenendoli difesa. Quasi necessari, ricordiamo quanto ha detto, no? Sì, sì, li ritiene appunto necessari, stiamo parlando di vitalizi comunque di cifre elevate, sarebbe quindi necessario sostanzialmente abbattere l'importo di questi vitalizi, e quindi da un lato c'è questa difesa della casta. Noi lanciamo anche una proposta, diciamo una provocazione, quella di destinare parte dei vitalizi a un ospedale siciliano individuato a loro scelta, come segno quindi non solo per contribuire materialmente a quelle che sono le condizioni disastrose della sanità siciliana, ma come doveroso segno di solidarietà, di anche simbolico se vogliamo, perché chiaramente sappiamo che non sarebbe risolutivo chiaramente per la situazione economica, certo, della disastrosa casse siciliane, ma sicuramente è opportuno un segno di solidarietà e di simbolico di equità nei confronti del popolo siciliano. A questa vostra proposta, provocazione, Micciche in qualche modo ha risposto pubblicamente oppure ancora no? Non ci è pervenuta, non conosciamo risposte ufficiali, però è chiaro che è difficile rispondere, anche sostenere delle tesi del genere da parte del leader di Forza Italia, Micciche, che ha ribadito questa posizione non rendendosi conto del scollamento che c'è tra la classe politica che lui rappresenta e il popolo siciliano. Ecco, cambiamo argomento adesso, torniamo a parlare di cronaca, con cronaca giudiziaria in questo caso, con il business dell'accoglienza dei migranti. C'è un giudizio immediato disposto per un'operazione che si è svolta di recente, che vede il Codacons in qualche modo protagonista, no? Sì, il Codacons in questo procedimento parte offesa insieme alla prefettura. Parliamo dell'operazione Blonz, business dell'accoglienza migranti, un procedimento che vede coinvolte diverse cooperative, soprattutto minori non accompagnati, sì, che appunto sono attive nell'opera socioassistenziale di minori extracomunitari non accompagnati, ma anche persone appunto diversamente abili, anziani. Il procedimento riguarda le accuse appunto di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche frode nelle pubbliche forniture, estorsione e maltrattamenti. E in buona sostanza c'è l'udienza fissata, appunto il giudizio immediato per l'8 maggio. Sono situazioni veramente spiacevoli, perché sulla pelle di gente, quindi minori, di anziani, di gente indifesa, si sfruttava quindi quello che è l'utile, massimizzandolo, cioè il 35 euro giornaliere per gli adulti e 45 euro per i minori, che dovevano essere spesi per il mantenimento, quindi per il vitto, l'alloggio, invece venivano incassati dalle cooperative e sempre secondo quella che è l'accusa venivano somministrati cibi scadenti, di qualità, di quantità, quindi cibi non di venivano utilizzati questi no, soldi, non venivano utilizzati, sostanzialmente cibo di scarto, cibo avariato, addirittura costringendo i minori extracomunitari non accompagnati anche a dormire per terra, piuttosto di poter evitare di dormire su materassi di scarto pieni di pulci, quindi che non consentivano di riposare sul quindi una vicenda davvero vergognosa, davvero squallida, possiamo dire. Una vicenda squallida, proprio perché ripeto, si tocca con mano quello che è il business dell'accoglienza in Italia, e che a volte quelle che sono le proteste
proteste che a volte a cui assistiamo di migranti possono a volte anche essere legittimate da queste condizioni di neoschiavismo. Direi. Avvocato, in chiusura ricordiamo com'è possibile entrare in contatto con voi del Codacons. Sì, si può entrare in contatto con il Codacons attraverso la sede regionale che si trova in via Musumeci numero 171 a Catania, oppure contattando lo 095 44 10 10, la sede intercomunale delle ACI sita ad ACI Sant'Antonio in via Marchese di Casalotto numero 120, con ricevimento il martedì e giovedì dalle 17 alle 20, si può contattare il numero unico nazionale l'892 007, o prendere informazioni anche attraverso i siti internet www.codacons.it o www.codaconsicilia.it. Grazie all'avvocato Carmelo Sardella, dirigente ufficio legale del Codacons Sicilia, per essere stato qui con noi anche oggi, e l'aspettiamo prossimamente. Grazie e un arrivederci a tutti. Buongiorno Notizia, prosegue, restate con noi.